sarei il mio occupo di programmazione un po' a 360 gradi e ultimamente insomma mi sto occupando di programmazione per in ambito Android, anche perché mi piace molto. E lavoro con l'open source dal 2003. Prima di questa società avevo un'altra società dove facevamo applicazioni multimediali, giochi, insomma cose del genere, sempre con software open source, sempre in ambiente Linux. E allora ci allacciamo al discorso di Gennaro. La tecnologia offerta dall'Ajax attualmente è decisamente molto molto appetibile e potente. In realtà tutti usiamo adesso applicazioni fatte con Ajax, una delle più importanti è Facebook, che conosciamo tutti, e la potenza dell'Ajax sta appunto nella differenza tra i vecchi sistemi di programmazione, dove c'era un server che serviva le pagine ai client, e quindi in passato in pratica arrivava, cioè quando facevate una richiesta a un server, anche per vedere una, insomma parliamo di contenuto dinamico web, il server impacchettava tutta la pagina e la inviava nel momento in cui la richiedevate. L'Ajax ha introdotto decisamente un giro di boa nella tecnologia, in pratica permette di non inviare tutta la pagina ogni volta ai fruitori, ai client, ma soltanto dei piccoli pacchetti di dati. Questo cosa permette di avere? Permette di avere un web molto più snello. Un servizio con milioni di utenti come Facebook non potrebbe funzionare con vecchie tecnologie che inviavano ogni volta tutta la pagina al client, proprio perché la potenza necessaria per i server sarebbe troppo elevata per far funzionare il servizio. E quindi in effetti adesso quello che si fa è inviare soltanto i pacchetti di dati che cambiano e sfruttando la potenza sempre maggiore delle macchine che abbiamo insomma dentro casa, quindi spostare la parte di elaborazione della interfaccia grafica dal server al client. Queste tecnologie possono essere utilizzate anche nella programmazione di applicazioni Android. Normalmente l'applicazione Android si farebbe semplicemente insomma con delle applicazioni in Java o altri linguaggi meno utilizzati e mettendo il codice a mano alla classica maniera insomma di applicazione in Java. Grazie a tecnologie, ad alcune tecnologie, sostanzialmente tutti i telefoni Android, i smartphone moderni dispongono di un browser e dispongono sostanzialmente di browser molto più all'avanguardia, molto più compatibili della maggior parte dei browser che sono installati sulle macchine delle persone. Pensiamo a Internet Explorer, insomma, i browser che sono su smartphone sono tipicamente derivati da WebKit, che è un componente web che sul quale poi è stato sviluppato Chrome, insomma, e diciamo sono i più aderenti allo standard HTML5, CSS3, quindi in effetti sono sostanzialmente i browser più avanzati. Grazie a queste potenzialità, in pratica si può utilizzare su Android, si possono utilizzare le tecnologie HTML5 e CSS3. HTML5 è un'estensione dell'HTML attuale, che è la versione 4, e introduce moltissime funzionalità che permettono l'utilizzo di media diversi, più avanzati, nelle pagine HTML. Supporto diretto per i video, supporto diretto per l'audio, cosa che attualmente si dovrebbe fare utilizzando il classico plugin Flash, in pratica. Grazie all'HTML5 il Flash sta andando a scomparire e quindi insomma verrà soppiantato dallo standard proprio. Allora, adesso vediamo un po' come lavorare sotto Android con HTML5 e CSS. Allora, innanzitutto io ho fatto un po' una carrellata generale, partendo dall'inizio, come installare l'SDK, tutto, quindi insomma qui andrò veloce anche perché sono